Ciao a tutti, buonasera. Allora, qua mi sa che ho un debito sostanziale di assenze da, da recuperare. D'altra parte, giorni pieni, Villa Torretta proprio piena e anche piuttosto uh, affaticante. E quindi saltato, come vedete, non sono riuscito a parlarvi e a raccontarvi le poesie. Abbiamo passato un primo fine settimana senza poesia da parecchio tempo da parecchio tempo e sentivo anch'io un po' la mancanza insomma dovete perdonarmi tra l'altro posso dire io sto morendo da caldo ecco Stefano Marcio indebitato con voi come l'Italia perché l'Italia è indebitata con voi <coughs> tutto è andato bene allora vediamo un attimo vediamo un attimo uh, sì, Villa Torretto è andato bene sempre andare meglio però direi è andato bene è stato piuttosto faticoso anche perché insomma c'era una serie di uh, problemi dell'ultimo momento ansie cose da correre attorno e poi purtroppo come spesso capita ad alcuni di noi in circostanze del genere si finisce per essere un po troppo al centro dell'attenzione e questo implica cosa questo implica che quando sei un po' troppo al centro dell'attenzione non hai un attimo per te stesso, devi parlare con tutti, quindi finisci esausto. Poi do... m'ero pure scordato, quindi domenica sono tornato e volevo collegarmi, fare un save, quindi ho detto: no, ragazzi, non ce la faccio. Uh, ero proprio stanco. Ieri uh, mi ero scordato, ho un appuntamento col mio medico, come sapete, mi sono uh, cambiato, sono diventato bionico. Giusto, giusto un anno fa, pochi, non fa e pochi giorni, era il 24-25 giugno, e, e bisogna fare i controlli anche perché forse diventiamo bionici due volte fra qualche anno, perché anche la destra ha bisogno di, e quindi, e quindi niente, Madonna, ragazzi, io sto sudando, eh, sono anche molto eh, sensibile ai calori della pianura pavana, padana, secondo non sopporto l'aria condizionata cerco di evitarla, eh, l'effetto però è che non vedo l'ora di andarmene in montagna, che avverrà il 23, quindi dal 23 saremo in un setting diverso e spero francamente molto più conducive alla tranquillità, al lavoro, alla produttività e a tante belle cose. Um, sulla questione, prima di arrivare alla questione economica, che alla fine è breve, però uh, importante, lasciate che risponda ad alcune delle vostre domande allora uh, sì, i video di uh, Villa Torretta verranno tutti caricati in un paio di giorni l'impresa che li ha che ha fatto le registrazioni dovrebbe consigliarli e, e poi li caricheremo progressivamente li caricheremo su un canale riservato ai soci di Liberi Oltre perché ci sembra il caso di dare ai soci di Liberi Oltre qualcosa extra avevamo dato ai soci liberi oltre la possibilità di venire direttamente a Villa Torre, torretta con un contributo inferiore agli altri e sono venuti in gran numero eh, ci sembra il caso di dargli anche questo poi vedremo se renderli più pubblici o meno vi ringrazio per i meravigliosi Consigli sull'utilizzo dell'aria condizionata, c'è una cosa che apprezzo dal pubblico giovane italiano. Assume che il resto del mondo sia sceso l'altro giorno dagli alberi e non sia, come dire, familiare con le tecnologie avanzatissime del bel paese, ma lo apprezzo, lo apprezzo comunque perché ne apprezzo la buona intenzione. Um, mi hanno piantato il 5G, no, non capisco, vabbè, non importa. Ma Matant Mora, uh, tu devi essere più giovane di me, crepi di calda ma esci con l'ichiodo a bere birra con gli anfibi. Beh, insomma, beato te, <coughs> beato te, beato te. No, ah, ero in Friuli una settimana fa circa, sì, ero in Friuli appena appena arrivato, sono arrivato in Italia il giorno 1 giugno e mi sono nascosto, credo di aver fatto uno o due eh, collegamenti da lì, ma non di più, mi sono nascosto appunto sì, in, in Friuli, sulla laguna di Grado, a, a provare a riconciliarmi con l'Italia. E lì andava bene, devo dire che una volta invece che si arriva nell'Italia normale, uff diventa tutto più complicato, eh? diventa tutto più complicato, diventa tutto più complicato, però cosa ci possiamo fare? Cosa ci possiamo fare? È così, e quindi amen. E quindi amen. Dicevo, dicevo, uh, no, non c'è alcun miracolo economico Meloniano in corso. Perché ho scritto quella frase? Ho scritto quella frase perché ho come l'impressione che eh, vi sia da parte delle forze di governo e dalla stampa che li corre attorno una certa tendenza a gridare, come al solito, al piccolo miracolo meloniano. Questo perché i dati di fine anno e del primo mese o due, dei primi mesi del 2023 dell'Italia rispetto al resto d'Europa, erano abbastanza migliori del resto d'Europa. O almeno della solita Germania che viene, uh, che viene sempre utilizzato come termine di paragone. Uh, ecco, uh, vorrei dire che questo tipo di argomenti, anzitutto, sono piuttosto vuoti. Perché? Perché cercare di, come dire, inventarsi miracoli. Da dati di pochi mesi, no? da osservazioni molto, molto brevi, quando si vive in un paese che da decenni arranca, fa fatica a crescere, cresce meno degli altri, cala quando gli altri crescono e così via, beh, insomma, non sarebbe il caso. No? L'Italia è così tanto come dire, indietro sul piano della ricrescita economica, lo è ormai da 20, 25, 30 anni rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi partner europei, che il fatto che per qualche mese si riesca ad avere una, una performance leggermente migliore di quella degli altri non vuol dire nulla. In particolare, la cosa mi è venuta in mente oggi perché lo sto cercando, ma lo potete trovare, un signore, anche un signore di una certa visibilità, perché... Grande banchiere con Goldman Sachs e fa il chief economist all'Institute for International Finance, ha preso un po' un granchio. Mi ha un po' sorpreso che abbia preso un granchio così grosso. Perché un granchio grosso ha, ha pubblicizzato, non riesco più a trovare il tweet. Non vorrei che l'avesse tolto, rendendosi conto appunto che era un granchio, ma quindi non lo trovo. Ha messo in evidenza cosa? Ha messo in evidenza che la bilancia commerciale italiana del 23 è in positivo, uh, mentre quella della Spagna è in negativo. E da questo ne ha tratto un particolare elogio del governo Meloni, confrontando l'Italia, governo di destra, con la Spagna, governo di sinistra. Allora, io gli ho fatto osservare, guarda, forse sei un po' confuso, sai perché? Perché l'Italia ha una bilancia commerciale eh, inattivo da parecchio tempo, da parecchio tempo, sono molti anni che la bilancia commerciale italiana è inattiva e sono molti anni che la bilancia commerciale spagnola è in passivo, d'accordo? Questo per una varietà di ragioni che si possono discutere, non è necessariamente vero che la bilancia commerciale in attivo e in passivo segnali prosperità economica. Notoriamente, so che è un esempio forse un po' abusato, ma gli Stati Uniti hanno una bilancia commerciale in passivo da decenni. Okay? E non di meno, non di meno, nonostante questa bilancia... Commerciale in passivo, credo che nessuno, assolutamente nessuno, possa ritenere che la situazione economica statunitense sia terribilmente cattiva, sia molto peggiore dell'italiana, che la crescita del PIL, che i redditi, che la produttività statunitense sia inferiore a quella italiana. Quindi di per sé la bilancia commerciale non indica nulla, ma non importa. Assumiamo che la bilancia commerciale in attivo sia un segno positivo, a volte lo è, in certe circostanze no. La cosa che questo signore non notava è che siamo a metà del 2023 e che il piccolo attivo della bilancia dei commerciali italiani in questo momento è di molto inferiore all'attivo della bilancia commerciale italiana negli anni precedenti, pre-Covid, a questo stesso punto dell'anno. Ovvero che l'Italia ha una bilancia commerciale in, in attivo, ma ce l'ha sempre avuta. Da 8, 9, 10 anni a questa parte, e quella che ha adesso non è particolarmente inattivo rispetto al passato, anzi, è leggermente, anzi leggermente, più che leggermente, è sostanzialmente sotto i livelli a, a cui era negli, eh, negli anni scorsi, allo stesso punto dell'anno. Viceversa per la spagnola, sì, la bilancia commerciale spagnola è in passivo, ma lo è da parecchio tempo e di fatto quest'anno rispetto agli anni precedenti è meno impassivo di quello che sarebbe. Bene, questo come dire era semplicemente un'osservazione neanche tecnica, un'osservazione di attenzione al collega. Dicevo, beh insomma, dacci, dacci un'occhiata perché secondo me hai scritto un tweet che un po' insomma, non, non ci sta, non ci sta, no? Quello che mi ha impressionato è che il mio commento, che non era per una volta tanto particolarmente aggressivo, è stato dire, oggetto di una valanga di attacchi, insulti, battute, cretinate, da un merdaio di account più o meno uh, anonimi o più o meno identificabili. Di persone chiaramente eh, schierate ideologicamente con, con il governo, con la Meloni, con Fratelli d'Italia e così via. E questo mi ha fatto riflettere: detto, ah, com'è che se la prendono così tanto? No? Com'è che se la prendono così tanto? Alla fine ho fatto, un, ho fatto proprio una brevissima osservazione, no? del, tutto, del tutto secondaria. E allora mi sono reso conto che c'è una certa insistenza nel sistema mediatico di destra su un presunto ottimo stato, miracoloso stato dell'economia italiana, che si dovrebbe a Giorgia Meloni. Suppongo che tutto questo sia una maniera per cercare di vendere la riforma fiscale eh, che stanno cercando di preparare. Um, e questi provvedimenti che stanno spingendo di supporto alla microimpresa, agli autonomi e così via. E nient'altro, e nient'altro. Ecco, allora lasciate che vi dica. No, non c'è una situazione di miracolo economico e Matamora, vedi, no, dovreste evitare di... Come dire, io continuo a dirlo. Eh, a me sorprende un po' che le persone che mi seguano continuino a fare questi peccati. Non uh, so come dire. L'economista della domenica dovrebbe evitare di fare l'economista, capite? Bilancia commerciale attiva, importo valuta estera, bilancia negativa, esporti valuta intera, intera. Tesoro mio, chi cazzo se ne frega? Capisci? Chi cazzo se ne frega? La bilancia commerciale può voler dire tante cose. Di fatto può voler dire, per esempio, che sei tu che stai investendo all'estero. Può voler dire d'altro canto che se diventa commercialmente vai in attivo della bilancia perché sei, hai un'improvvisa crescita di export in settori di frontiera in cui prima non c'eri, beh, un buon segno vuol dire che sei diventato competitivo. O se vai in attivo perché hai smesso di importare dall'estero cose che prima importavi, non tanto perché hai ridotto la domanda, l'hai compressa, o perché c'è l'inflazione appunto, i tuoi cittadini percepiscono di avere un reddito minore, ma perché invece eh, sei diventato bravo, che ne so a produrre centrali nucleari, ti è messo a farlo, si è diventato bravo a produrre cellulari e telefonini, è un segno positivo. Dipende, non vuol dire nulla. La bilancia commerciale è attiva e passiva, specialmente quando si è parte di un'aurea un monetaria, a quale l'euro. Non vuol dire assolutamente nulla, ma proprio nulla, nulla. Dipende da mille cose, specialmente finché rimane dentro limiti ragionevoli e specialmente come nel caso dell'Italia finché è un fenomeno sì che dura per alcuni anni poi si tranquillizza poi va da passivo a attivo da attivo a passivo non dire niente quindi ecco uh, stesse rispondendo al commento chiede quali sono le conseguenze appunto ma beh allora non sono quelle le conseguenze l Italia non ci guadagna niente a importare euro, né ci guadagna niente a esportare euro o importare dollari e yuan e esportare euro. Non c'è un particolare guadagno in tutto questo. Ma quello che io vorrei cercare di sottolineare è il seguente. I salari italiani non stanno crescendo. L'occupazione italiana è rimbalzata nel settore dei servizi in seguito. Alla come dire, riuscita dalla chiusura COVID, ma non c'è nessun particolare fenomeno di crescita della produttività visibile. Non solo il rimbalzo ha avuto, come tutti sapete, una componente inflazionistica enorme: questa componente inflazionistica enorme ha immediatamente legnato i salari. Questa è una cosa ovvia che quelli di noi da sempre preoccupati dell'inflazione hanno sempre detto a gli economisti, fra virgolette, di sinistra o anche di destra, gli MMT sovranisti, che per anni hanno predicato l'espansione monetaria e la creazione di inflazione come soluzione ai problemi italiani. Oggi, se uno guarda le variabili che contano, che non sono la bilancia commerciale, sono il livello dell'occupazione, la sua qualità, la produttività del lavoro, la dinamica dei salari reali. Questi sono l'occupazione, l'allargarsi dei tassi di occupazione. Questi sono i premi reali, perché sono questi i fattori che ti fanno vivere bene o ti fanno vivere male. Se il salario reale cresce, vivi meglio. Se il salario reale, il salario reale non cresce, non vivi meglio. Se l'occupazione si amplia, se più persone trovano incentivo a lavorare, se chi cerca lavoro lo trova e trova magari un lavoro migliore, le persone vivono meglio, le famiglie sono più tranquille. Si vive meglio così, se questo non avviene, vivi peggio. Giusto? Ma questi i fattori che contano. Se la produttività del lavoro è alta, si può lavorare di meno. Se la produttività del lavoro è alta, molto probabilmente fai lavori poco faticosi. Hai trovato maniere di produrre cose che gli altri vogliono e senza dover faticare troppo. Non devi compensare la tua scarsa produttività con tanta fatica perché sei bravo e vogliono per dire i tuoi iPhone le tue apps questi sono gli indicatori che contano ora alcuni di questi indicatori si possono come dire leggere a volte da dati come quelli della bilancia commerciale perché certe volte e ripeto certe volte la bilancia commerciale va particolarmente bene proprio perché sei diventato molto produttivo batti gli altri vendi di più bla 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 bla, bla. così però non è quindi il dato ma di nuovo non era quello che mi interessava, mi interessava notare l'ansietà, l'aggressività, la, se cercate su Twitter trovate la violenza con cui questi di destra se la sono presa. E io credo abbiano una ragione, poveri disgraziati, perché? Perché il PMI Index che l'ho messo lì, la copertina di oggi, è il cosiddetto PMI Index, che non è l'indice della piccola e media impresa, è il Purchasing Manager Index che è visto da molti come un indicatore della, congiunturale, ovviamente, congiunturale dell'andamento di mercato. E quando è molto basso, come lo è in questi giorni, come nelle ultime rilevazioni italiane, a 46 qualcosa, è questo il segnale che qualcosa sta scricchiolando in termini ciclici. Abbiamo i dati della produzione industriale dell'ultimo mese e segno un gigantesco meno 7 qualcosa per cento. Ma più in, generale, più in generale, questo governo non deve assolutamente illudersi che un colpo di fortuna il PNRR, i soldi che Draghi è riuscito a portare in Italia, che vengono spesi malamente, abbia risolto i problemi. Perché? Perché l'effetto PNRR è stato soprattutto inflattivo. Ed il PNRR è un brutto progetto. Ho proposto a Liberiote di organizzare un convegno tecnico sull'argomento PNRR per smontarlo. A mio avviso è stata una delle scelte di politica economica peggiori degli ultimi vent'anni. Una cosa dannosa, un'enorme spesa di denaro che ha creato enormi illusioni di trasformazione strutturale e ha prodotto, almeno per quanto riguarda l'Italia, ma anche la Spagna e il Portogallo, questi paesi che conosco meglio, andrò a vedere, Francia e Germania. quasi nessuna vera trasformazione costrutturale. Era partito con l'idea di approfittiamo della situazione di tensione, di crisi, di persone che hanno paura, e cercano rifugio nello Stato, hanno fiducia nello Stato, approfittiamo per fare delle grandi riforme, che devo dire, non si capiva cosa c'entrassero col Covid, ma non importa. L'idea era, c'è cioè una fase di, come dire, bocce ferme perché abbiamo chiuso il sistema economico, e durante queste bocce ferme le persone pensano e, 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 e ricercano una centralità dello Stato. Bene, offriamogli l'opportunità per fare delle grandi riforme al sistema della giustizia, dell'educazione, del, tante cose che attattino, che facciano fare un salto di produttività all'Europa. Questa è l'iniziale formulazione della, della Merkel, e in particolare che facciano fare un grande salto all'Europa sul piano energetico. E già lì, e già lì, e già lì, cominciano a tremare bene i polsi. Perché? Perché non veniva contemporaneamente a un riconoscimento che l'Europa è già avviata abbondantemente una transizione energetica e che quello che manca a questa transizione energetica è il riconoscimento dell'utilità del nucleare. Anzi, si aggiungeva e enfatizzava questo aspetto. Insomma, già era nato malamente. La maniera in cui è stato praticamente implementato, oramai sono tre anni, no? in Italia e anche nei paesi, altri paesi europei, a noi vicini, fa capire che molta poca parte dell'enorme quantità di risparmi e di debito attivati col PNRR stanno andando verso investimenti produttivi. Una buona fetta sono andate verso spese piuttosto inutili, piuttosto vacue, che hanno solo aumentato il livello di prezzi in moltissimi settori, contribuendo ulteriormente a quell'inflazione che già era in moto per ragioni, per ragioni su. Ecco questo è il quadro economico vero, che non c'è stata alcuna grande modificazione strutturale dell'economia italiana. Anzi, l'economia tedesca si è incartata da sola, in parte per il PNRR, perché, beh, sapete, è una delle Macchine portanti dell'economia tedesca in tutti questi anni è stata l'enorme potenza dell'automotive tedesco. L'automotive tedesco, però, non era elettrico. L'unità Europea ha deciso di spiegare a tutto il mondo che o sei elettrico o sei cattivo. E l'automotive tedesco si è incartato. O di fatto è stato incartato dalla decisione politica di accelerare la transizione all'elettrico in maniera bestiale. Con questo ne discutevo. Ieri con Alberto Farchielli ne discuterò domani più ampiamente. Lui conosce l'argomento meglio di me per svariate ragioni. C'era una persona a casa sua in particolare, esperta. Della... Sì, ieri una delle ragioni per cui poi non ho fatto neanche la puntatina serale che speravo è perché al ritorno dalla mia visita medica mi sono fermato a casa di Alberto, abbiamo fatto due chiacchiere e questo ha prolungato un po' la giornata. Ah, comunque rimando la questione sull'automotive uh, uh, europeo a domani. Complessivamente, comunque, l'Europa si sta abbastanza incartando. L'Europa si sta abbastanza incartando perché? Eh, perché appunto ha deciso di come dire, affrontare il Covid con le paure le chiusure che sappiamo, con le enormi spese che sappiamo, che avrebbero dovuto almeno portare a cambiamenti strutturali e produttivi e non sono. Men che meno in Italia, che meno in Italia. Mi dicono che i francesi lo stanno facendo bene. Vedrò, vedrò, per il momento non lo so. Di sicuro in Italia questo non è. vero. Cambiamenti strutturali non ci sono stati, ci sono state queste scelte sempre più brutte, sempre più di chiusura sull'energetico. E c'è stata questa insistenza sull'accelerare la transizione, che ha grandi costi e ha grandi impatti recessivi sull'economia e per di più l'economia europea, i governi europei spendendo in maniera esagerata in periodo COVID con trasferimenti, bonus e così via hanno creato un meccanismo inflattivo che ora è necessario contenere. Il meccanismo inflattivo per contenerlo c'è un'unica maniera, restringere l'offerta di moneta e liquidità e questo ha ripercussioni dannose due volte. Uno perché prima il meccanismo inflattivo ha una ripercussione dannosa sulla sui consumi, ma anche sull'attività di investimento, perché fa rialzare i prezzi e riduce la capacità d'acquisto dei redditi, a lavoro, dei redditi eh, di lavoro dipendente, dei redditi nominali fissi. E due, perché nella fase di rientro dal, dall'inflazione o di tentativo di placarla, questo lo si fa con aumenti dei tassi, e l'aumento dei tassi improvviso crea squilibri non solo ai governi, perché gli aumenta il costo del debito, ma anche all'impresa. Ora, i tassi reali europei non sono ancora particolarmente alti, però insomma i tassi nominali hanno cominciato a crescere, ad arrivare a livelli che gli europei non vedono da tempo. Qui c'è forse anche un effetto psicologico, anche se l'inflazione sottostante viaggia all'8, 9, è viaggiata anche al 10, 11%, vedere tassi al 5, 6, no, al 4, 5, 6, quando vede, non li vedevi a quel livello praticamente dall'entrata dall dell'euro, ha qualche effetto. Lo fa. Insomma, il complesso. Di di cose sia italiane che europee che ci troviamo ad affrontare non è non è dei più facili non è dei più gradevoli non è dei più semplici e questo ottimismo questo anzi boria che questo governo manifesta è decisamente fuori lì. e dispiace perché nonostante il Giorgetti sia lì che fondamentalmente sta cercando di mantenere la linea che Daniele Franco gli aveva dato non si rende conto con un deficit di parte pubblica, del di bilancio pubblico questa volta, non commerciale, che viaggia attorno all'8%, in un paese che è arrivato quest'anno a una spesa pubblica sul PIL del 56%, molto probabilmente siamo i più alti in Europa. Adesso vedrò se la Norvegia forse sta in cima di noi, ma c'è solo la Norvegia. La Norvegia è un paese molto particolare con l'enorme fonte di ricchezza data dal petrolio, un paese estremamente piccolo, insomma, in cui un paese che assomiglia sempre di più a Abu Dhabi in termini economici che non alla vicina Svezia, o alla Finlandia. Ecco, insomma, un paese che viaggia con l'8% di deficit e il 56% di spesa pubblica che si appresta a cercare di tagliare le tasse a quella fetta della popolazione che già le evade allegramente e che comunque è altamente improduttiva. E quindi sta cercando di tagliare le tasse a delle persone che ne pagano poche, sono altamente improduttive. E così facendolo diventeranno ancora di più, perché ci sarà ancora più incentivo a fare l'autonomo. Se gli autonomi pagano pochi tassi, io vado a fare Ecco avere un cocktail del genere, non promette nulla di buono. Quindi se io fossi, come dire, qualcuno nel governo Meloni, eviterei di, di, di riempirmi la bocca. Io mi rendo conto che la campagna elettorale permanente glielo richiede, ma io eviterei di riempirmi la bocca con tutta questa annunci di, di grandi performance, consiglierei agli economisti, ai pundits, a quelli che mi seguono di stare un po' più cauti e soprattutto, ma so benissimo che questo sia l'invito più inutile che si possa fare, proverei a fare una riflessione sul fatto che le azioni di politica economica che sto mettendo in atto, che ammontano fondamentalmente a quello che ho detto, e cioè incentivare fiscalmente i settori più improduttivi del paese, non fare niente dagli altri lati e continuare così a bearsi no? di un risultato acquisito a inizio anno tra il 22 e il 23, che era un effetto di trascinamento del rimbalzo, perché neanche lì non è che ci sia un gran merito tra il rimbalzo avvenuto nel 22 rispetto alle chiusure del 2021 e 21 e della fiammata inflazionistica delle spese PNR. Ecco, cioè in un quadro del genere io starei più attento sarei più attento, però magari, magari sbaglio io, magari scopriremo a fine anno che siamo cresciuti al 5% reale e che, io non avevo visto, uh, e che io non avevo visto i grandi cambiamenti strutturali in corso in Italia. Questo era il messaggio di stasera. Adesso mi fermo un attimo uh, e cerco di, di rispondere a qualche vostro commento perché ne ho visti scorrere tanti finché parlavo. Sì, ecco, quello che Fred SD1 dice è molto vero. C'è una situazione nel settore sanitario, me ne sto rendendo conto perché proprio ieri ho avuto a che fare, negli ultimi giorni ho provato a informarmi un po'. Io parlo con la gente, chiedo. Sì, la situazione, per esempio, del sistema sanitario italiano mi pare decisamente in via di peggioramento: molto, molto in via di peggioramento. C'è una chiara incapacità della finanza pubblica di tenere testa. Ed è molto interessante che non ne parli nessuno, compresa l'opposizione, no? Forse perché l'opposizione è consapevole di essere ampiamente responsabile per lo stato in cui si trova ah, il sistema sanitario pubblico italiano, visto che era governato fino all'altro giorno e comunque governano parecchie regioni. Però sì, il sistema sanitario pubblico italiano sta decisamente mostrando grandi, grandi limiti. Luca Ricci, chiedermi così, Dan Blanc, alle 11.50 di sera a tre minuti alla di che come andrebbe gestito il Servizio Sanitario Nazionale? Eh, direi che insomma eh, dimostra enorme fiducia in me oppure non lo so <ride> l'idea che tutto sia molto semplice. No? Um, ma non so se l'ondata dei governi di destra possa fermare le follie green in Europa, perché purtroppo i governi di destra non sembrano avere una strategia alternativa, non hanno la capacità, non mostrano, questo è uno dei grandi limiti, no? lo si vede al governo Meloni, guardate che incompetenza. Voglio dire, dopo dieci mesi, se non ritieni, come continuano a dire, che l'approccio europeo alla transizione energetica sia quello corretto, e non lo ritengo neanche. io. Ma devi fare delle proposte, devi, devi muoverti a livello europeo, devi fare degli atti in Italia che mostrino che tu sai andare dall'altra parte. Invece no, tu stai solo alimentando protesta come se fossi all'opposizione, però sul piano concreto non stai facendo nulla perché cambi l'approccio alla transizione energetica. E quindi, eh, quindi fondamentalmente stai mostrando che o ben sei proprio un boccalone, vergognoso, oppure magari vorresti provare a fare delle cose. Ma non sei in grado, non sei letteralmente in grado. E questo è terribile. Questo è terribile perché ti rendi conto di essere governato di fronte a qui. Questioni che, come vedete, sono sostanziali e sono difficili e sono di grande importanza. Se stai dicendo agli italiani: guardate che chi, chi vi governa non sa cosa fare. E al frattempo, dedichi il tuo tempo di nuovo. Ecco, questa cosa. Non vale neanche la pena, ma non l'ho detta, lo dico, ma mi sembra ovvio. Questa cosa che è venuta a Padova, della procura che trasforma in orfani 33 ragazzi di varie età, insomma, una follia. Questo chiaramente è di ispirazione governativa alla faccia delle storielle berlusconiane. No? Anche se è morto, ricordiamoci che è stato il più grande mentitore, il più grande bugiardo della storia italiana, ha delle storielle, delle balle berlusconiane sulla magistratura e le procure comuniste. Non particolarmente comunista questa procura no? che si inventa di trasformare i non nati a uh, uh, 33 ragazzini vabbè eh, invece di occuparsi il governo dovrebbe occuparsi appunto di transizione energetica luca berzacola uh, calendar come lo chiami tu a uh, parla di tante cose e a mio avviso dovrebbe stare zitto su quasi tutte. E comunque non mi risulta che abbia mai suggerito niente di serio e quando è stato al governo non mi ricordo che abbia fatto niente di serio. Okay? Il problema del sistema sanitario italiano è radicale, profondo, ha a che fare con gli la... stipendi dei medici, degli infermieri, con gli incentivi, con i metri di pagamento, ha a che fare con la... Riconosce che abbiamo un paese di vecchi, i vecchi italiani sono abituati ad avere un'enorme quantità di tempo e cominciano ad essere vecchi presto perché li mandiamo in pensione presto. Sapete? uno dei grandi vantaggi di avere 60 anni ad essere in pensione. Rispetto a me, sapete qual è? Uno dei grandi vantaggi del sessantenne non coetaneo, ben più giovane di me, del 57enne che ha 10 anni meno di me, è già in pensione, è che ha un'enorme quantità di tempo da buttare è in perfetta salute, okay? in realtà. Ha un'enorme quantità di tempo a buttare via. E allora qualsiasi acciacco abbia, qualsiasi cosa abbia lui, la sua consorte, il suo consorte, lui è prontissimo a fare le file, a lanciarsi nelle mille burocrazie del sistema sanitario nazionale. Per cui il sistema sanitario nazionale, proprio come è costruito, è una specie di macchina che lavora per il pensionato. E questo è molto ingiusto, molto dannoso. Molto dannoso. Poi, ovviamente, ci sono altri aspetti, tu non puoi. Tu non puoi pagare un medico che praticamente all'estero guadagnerebbe 20-25 mila dollari al mese, 2.500 euro, dando responsabilità ai primari. In ospedale, questa è la situazione italiana. Non puoi, e non puoi d'altra parte neanche cercare di convincere gli italiani che tu sei in grado di fornire a loro a tutti gratuitamente le migliori cure sul mercato per tutti i tipi di malattie, perché la... il sistema farmaceutico e il campo della ricerca medica mondiale stanno producendo grandi quantità di innovazioni, che però sono molto costose. E se tu crei questa idea che è obbligo, che è dovere del sistema sanitario nazionale, offrire sempre a tutti il top of the line, stai solo creando un'illusione, perché poi non lo puoi dare e la maniera in cui lo risolvi qual è creando enormi code, code enormi ritardi discriminazioni qualcuno che ce l'ha per qualche favore così va ripensato il sistema va completamente ripensato però per ripensarlo occorre accettare una parte di sanità privata questo è molto complicato in un paese che si sta impoverendo perché la sanità privata costa e questo crea discriminazioni vedete si tiene tutto per questo che avremmo bisogno di una classe dirigente seria che riesca a pensare organicamente al problema il medico italiano per quanto vi possa sembrare benestante è povero rispetto ai suoi colleghi statunitensi o di altri paesi e quindi il medico italiano bravo ha un enorme incentivo ad andarsene il medico italiano bravo e anche qui, voi capite, la carriera si fa per buona parte, si fa per anzianità. Sono medici italiani bravissimi, che al massimo la carriera arrivano a 150.000. I loro analoghi, quelli con cui si trovano i convegni internazionali, gli Stati Uniti fanno dieci volte tanto. Devi essere veramente tanto innamorato di Torino, di Gevano, Venezia, Treviso, per rimanerci. Insomma, non è l'ora per discutere il sistema sanitario nazionale, ma non è. Una questione semplice, ma il punto non è quello. Il punto è che nessuno ne parla per davvero e seriamente. La denuncia vuota delle code, di questo, e di quello, non serve a nulla. Se fai il politico, se fai il politico, devi discutere di questi problemi, quelli che ho appena menzionato e proporre soluzioni. Laura, capisco, non puoi pagare più del 40% di tasse e poi dover pagare 200 euro un pneumologo privato. Ma vi siete chiesti dove vanno le vostre tasse? L'Italia è piena di gente che pensa che le tasse siano buone, tutto il centro-sinistro italiano vuole più tasse. L'Italia però è piena di gente che continua a difendere il settore pubblico, che si offende se gli si fa presente che il settore pubblico... Insomma, è una grande palla al piede che produce poco reddito, poca efficienza, pochi servizi e costa molto. Cosa decidersi? Guardate, vi faccio un esempio. Come sapete, Nordio ha appena proposto l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Ora non è dubbio alcuno che, così come è definito e costruito il reato d'abuso d'ufficio, possa essere utilizzato malamente produrre paralisi essere utilizzato per ricatti e così via. I dati che hanno mostrato non sono particolarmente scioccanti sulla quantità di casi di denunce o di aperture di distruttorie di che poi hanno portato al nulla. siamo francamente in media con tanta parte della giustizia penale italiana. Però il punto non è questo. Il punto è che la grande maggioranza delle persone che ho visto, questa volta di destra o pseudoliberali, appoggiare Nordio e scagliarsi a favore dell'abolizione del reato, non della sua riforma, non nella sua ridefinizione tipologica, non nella sua caratterizzazione in modo da renderlo più efficace e più utilizzabile, ma semplicemente l'abolizione. Mi sembra da sostenere che il problema della corruzione alla pubblica amministrazione non esiste che l'abuso da parte del pubblico ufficiale dei suoi poteri a vantaggio proprio e a nocumento di altri non sia un gran problema. Alcuni hanno continuato a insistere che c'è questo drammatico problema del, di, eh, sollevato dall'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, secondo cui la spesa pubblica non può realizzarsi, le opere nei comuni non si possono effettuare per la paura di FIRO. Perché sono tutti terrorizzati, di venire poi portati in giudizio per abuso d'ufficio. Ora, a me questa cosa, francamente, sembra molto falsa. Vedrò se Liberi Oltre riesce a organizzare una riflessione pubblica seria e documentata sull'argomento, ma la cosa così messa mi sembra molto falsa. Anzitutto, dare ai cittadini la possibilità di denunciare. Il pubblico ufficiale per abuso dei suoi poteri mi, penso, mi sembra uno strumento essenziale di autoprotezione dei cittadini a fronte dell'autorità statale, che si concretizza attraverso il suo lato dei funzionari statali, non esiste un'autorità statale astratta, c'è solo quella concreta, del sindaco, del poliziotto, del finanziere, del burocrate, dell'impiegato, che abusano e non abusano dei suoi poteri. Quindi il principio che possa esistere un, un reato di quel tipo che venga utilizzato dal cittadino per autodifesa a me sembra un principio assolutamente essenziale. L'idea che tutto questo blocchi la spesa pubblica fa un po' ridere il paese il 56% di PIL in spesa pubblica. Ed infine l'idea che tutto questo sia, come dire, fonte di un enorme polverone per cui si fanno querele a vuoto, perché l'amministrazione pubblica è assolutamente scevra di ogni forma di abuso. Dei poteri d'ufficio, fa francamente ridere. Dovete mettervi d'accordo. E dico dovete mettervi perché molte delle persone che ascoltano hanno simpatie di centrodestra, liberali, così. Dovete mettervi d'accordo. Io non ne posso più di sentire continuamente la protesta sull'abuso: lo Stato, il funzionario, il magistrato, il poliziotto che abusano e poi il supporto dall'idea di abolire il reato di abuso d'ufficio. Decidete. O viviamo, come a me sembra, in un paese in cui i piccoli e grandi abusi da parte dei pubblici ufficiali sono la quotidianità, se ne vedono continuamente. E allora forse è il caso di ridefinire la configurazione di reato e però di vedere se si riesce a utilizzarlo. Oppure viviamo nel paese di Bengodi, in cui la pubblica amministrazione è assolutamente né corrotta né abusiva. E va bene, così allora, tanto vale, voleva un leato che è diventato di fatto inutile. Decidetevi però, decidetevi. Non potete avere tutte e due le cose. Non potete avere tutte e due le cose. E che quel trombone di Norbio deva utilizzare il suo potere di ministro oggi per fare i conti con quelli con cui polemizzava 30 anni fa. Vabbè, sono problemi di Norbio della sua età e di un governo che ha deciso di metterlo a fare il ministro di grazia e giustizia quando dovrebbe andare a vedere i cantieri. Però va benissimo, lui si fa gli affari suoi, alla fine gli hanno dato il potere, si toglie Sassolini dalle scarpe. Sassolini che sono lì da 30 anni. Però voi che siete i suoi elettori decidetevi. Decidetevi se quella è la questione. Decidetevi, insomma, cosa volete fare col settore pubblico italiano. E con la maniera in cui il settore pubblico italiano si rivolge a voi, parla con voi, che è attraverso i suoi funzionari. Perché non esiste lo stato astratto, esiste solo lo stato concreto incorporato carne e sangue nei funzionari, nelle loro procedure, nei loro atti vabbè oggi direi basta no assolutamente domenico ci si alza presto domani anch'io perché se c'è un po' di fresco riesco a alzarmi presto, vado a farmi un giro in bicicletta quindi l'ho tirata anche un po' lunga per farmi perdonare domani ci vediamo alle 6 e un quarto con col buon col buon Alberto e niente, vi auguro una buona notte, grazie per la compagnia. scusatemi per le lunghe assenze, insomma, spero di poter recuperare di di riguadagnare la vostra fiducia. E no, non so se ci sarà una nuova serie di video con Alberto, vedremo. Tanto domani facciamo questo, no, non so se ci sarà una serie di video, stiamo facendo anche altre cose, insomma, più di tanto non si può fare, però vediamo. D'accordo, grazie, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti, grazie. Ciao, ciao, buonanotte.